Avete visto l'alba insieme? Shane, sei proprio stupido. Cioè, era incastrata nella stazione. Il sudore sulla pelle di Shane, la gocciolina che cadeva. Che cosa avete fatto sulla panchina? Ragazzi, oggi ho scoperto una cosa assurda. Sono qui con Shane ed Amy. Bella. Ciao. E a quanto pare, senza dirmelo, hanno fatto un appuntamento. Ragazzi, siete obbligati a raccontarmi ogni singola cosa di quell'appuntamento. È un anno che lo aspetto. Anzi, dovevate dirmelo prima. Comunque, ragazzi, mi raccomando, 10.000 mi piace se volete il prossimo video insieme a Shane ed Amy. E vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni. Ok, ragazzi, voglio sentire tutto quanto. Iniziamo? Ok. Ok, ragazzi, andiamo subitissimo a Siepi. E dovete raccontarmi letteralmente ogni cosa, ok? Ogni cosa. Chi di voi me lo racconta? Lei. Sì, ma inizio io, perché tu la racconti tutta sbagliata. Ma come sbagliata? Sì, perché la sua giornata praticamente è iniziata a mezzogiorno, mentre la mia alle 6 del mattino. Quindi... Quindi tu inizi prima partendo da casa, giusto? Perché già pensavi al tuo bellissimo Shane. Esatto, mi piace, giusto, giusto. Giustissimo. Che carini. È qui. Oddio, quante persone. Ma Amy ne ha ucciso uno. Dov'è? Ah, là in fondo. È qua, 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 qua. Arrivo. Ha tirato uno. L'ho fatto col caccia. Ah, Dio. Ti prego. Arrivo. Dov'è? Eccolo. È lì. Distrutto. Okay. Ragazzi, voi nel frattempo dovete raccontarmi l'appuntamento. State facendo finta di nulla, La racconta lei. Vai, iniziamo alle 6 di mattina. Avete visto l'alba insieme? No, lui dormiva. Ah, come sempre. Sì, esatto. Io mi sono alzata alle 7 del mattino perché mi sveglio, poi sono alzata perché non avevo voglia tanto. Non finché mi preparo, ci sono messa 2 ore e mezza, mi sa. 2 ore per prepararti per Shane? Quindi ci tieni tanto? Sì. Che carini. Shane, la smetti di pushare i nemici che dobbiamo parlare dell'appuntamento? Mi stanno sparando. Io ho una pistola. È shottato? Bravo. Io bravo, ma voi non state raccontando l'appuntamento. Dove ero arrivata? Ah, il fatto che ti sei preparata per 2 ore e mezza per il tuo bellissimo Shane. Poi mi faccio 20 minuti in bici da casa mia fino in stazione. Così sotto arrivi tutta sudata. Ah, tutta sudata e anche... Ero sotto la pioggia, per colpa sua. Ce l'ho odiato in quel momento tantissimo. Ma che bello, iniziare un appuntamento con un po' di odio. È bellissimo, è romantico. Questo non me l'aveva detto. In realtà sì, ti ho fatto un audio. Ah, quindi non ascolti Amy, bravo. Male. Così impari a non dirmi che fate gli appuntamenti. Beh, comunque, poi? Poi lo chiamo verso le mezzogiorno e mi risponde tutto assonnato. Non mi sono ci credo svegliato. Cioè, tu eri già arrivata da lui e lui era ancora assonnato? No, ero in stazione pronta per partire e per andare da lui. Lo chiamo perché avevo un po' di ansia, era la prima volta che prendevo il treno da sola. E lo chiamo e mi risponde: dimmi. Sì, pronto. Cioè, sei proprio stupido. Ma non cambierai. I predoni. Posso continuare io? Certo. Dai. Che puoi. Ok, e io arrivo alla stazione e mi chiama perché non sapeva come, cioè da dove si uscisse o dove ero. Cioè, era incastrata nella stazione. No, vabbè. Era incastrata e poi mi ha fatto pure aspettare perché dovevo andare in bagno. Scusami. Nei bagni della stazione è ancora un miglior modo per iniziare un appuntamento. No, dai, erano belli, erano puliti. Più belli di Shane? Ehi! No. Mi sparano! Poi siamo riusciti ad incontrarci. Sì. Ci siamo visti e ci siamo abbracciati. E com'è stato? Cioè, raccontatemi benissimo quel momento. Voi eravate uno davanti all'altra e...
abbracciato. Sì, ma c'è, sì. Non devi raccontarlo tu, perché tu racconti le cose male, sei stupido. Ok, raccontamelo tu, Amy. Com'è stato lo sguardo, il modo in cui vi siete guardati l'un l'altra, e il sudore sulla pelle di Shane, la gocciolina che cadeva. No, quello no. Io non la guardavo perché mi vergognavo. Che carino. E tu, Amy, lo guardavi Shane? Io sì. Non ci credo ancora che vi siete visti dal vivo. Manco io ci credo. Cioè, tutto quel giorno passato assieme a lui, tipo, continuavo a ripetermi, oddio, ma non ci sto credendo. Cioè, dopo un anno, raga, non so da quanto seguite la serie, ma è un anno. Cioè, un anno. Ok, comunque vi siete dati l'abbraccio, il famoso abbraccio. E poi? Non sapevo dove portarla. Ma come? Ma bro, ma hai avuto un anno per organizzarti. E alla fine ho deciso di farle fare una passeggiata sul castello. Che era la tua principessa. Che carini. Ti è piaciuto, Amy, l'idea di Shane di fargli fare, di farti giro nel castello? Sì. Non sapevi se era più bello il castello o Shane, esatto. E poi? Cioè, ma come eravate mentre camminavate? Vicini vicini o lontani? O tipo tutti timidini? Lontani. Cioè, vi parlavate? Sì, oh? Sì. Anche se lui era un po'... Ma avete qualche video, ragazzi? Sì. Posso farli vedere qui di fianco a me in questo momento? Sì. Cioè, quindi qui, ragazzi, state vedendo Shane e me insieme. Che carini. E poi? L'ho portata per manina fino al castello. Per mano? Sì. Giusto, Amy. Non ce la posso fare, siete troppo carini. E poi niente, ci siamo seduti su una panchina. E che cosa avete fatto sulla panchina? Parlato. Che cosa avete fatto sulla panchina? Parlato. Lei chiamava i suoi amici. No, non è vero. Cioè, tu chiamavi giustamente per vantarti di quanto è carino Shane, giusto? Boh, erano loro che chiamavano. E lei rispondeva. E le ho dovuto sequestrare il telefono. È vero. Ma cosa? Cioè? Mi rubava il telefono. Perché? Perché non voleva che io rispondessi. Come mai, Shane? Così. No, devi raccontarmela giusta qui. Un attimo che uccido questi nemici e poi parliamo. A terra uno! Devo curarmi! Ma... sono in due, mi sono volati dentro. Bro, devi distruggerli tutti. Ok, bro. Vabbè, comunque alla fine siamo rimasti un pochino abbracciati. No, devi dirmi come mai lei ha rubato il telefono. Perché volevo stare con lei. Che carini. E siete stati insieme? Sì, un pochino di tempo, sì. Che carini. E di che cosa avete parlato? La prendevo in giro. Perché? Mi chiamava vecchia. Ma come vecchia? Beh, più grande di te, in effetti. Ma esatto. È brutto. E niente, poi l'ho abbracciata. Stretta? Sì. Siamo rimasti abbracciati per un po' di tempo. Sì. E com'è stato abbracciare Amy Shane? Cioè, ti è piaciuto? Io sarei rimasto ancora. Che carino. E tu, Amy, ti è piaciuto abbracciare Shane? Tantissimo. Che carini. Bravo. Non l'ho craccato? No, neanche quello. Ha craccato lui, te però, bro. Ai. Però l'ho craccato più io. Sì, hai craccato più del craccato che ti ha craccato lui. Oddio, no. Oh no. Bravissimo. Sopra, da dentro, da destra. Vai, uno a terra. È lo stesso di prima. Adesso pensi sempre alle ragazze e sei diventato scarso su Fortnite. È vero, eri già scarso, ragazzi, prima. Io penso a una ragazza. Che carini. No, io, ragazzi, non ci sono abituato. Non ce la posso fare. Dai, bro. Oh mamma mia. Mamma. È sopra? Nel frattempo, Amy, raccontami della fine dell'appuntamento. Cosa avete fatto dopo essere stati sulla panchina? Siamo stati lì a parlare. Io non è che dovevo star tanto tempo. Ma come, quindi... No, non potevo. No, e se sei rimasta pochino? Siamo stati 3 ore e mezzo insieme. Che carini. È un po' un po'... È un po' un peccato, però, dopo un anno solo 3 orette. Non è che vi siete per caso già messi d'accordo che vi rivedrete? Sì. Davvero? Sì. No, ragazzi. Però c'è un problema. Che cosa? È che io adesso sono al mare, come si può vedere, quindi deve passare un po' di tempo. Ma io volevo vedere il secondo appuntamento.
Vabbè, però almeno vi siete visti al primo. E la cosa importante, ragazzi, è che voglio sapere una cosa. Che cosa avete provato quando l'appuntamento è finito? Questo lei è difficile. Davvero? Io non mi so piangere. Davvero? Ma la voglio anch'io una storia così. Come mai hai pianto? Perché non volevo andare via. Stavate così bene insieme. Che carini però. E tu Shane, che cosa hai provato? Ero tanto triste anch'io, mi mancava. Ok, e quando siete tornati a casa, quando pensavate all'altro, che cosa provavate? No, non è lui! Ti spara! Craccato dietro! No! Dai ragazzi, intanto che finisce la partita dovete dirci che cosa avete provato. Un'emozione. Felicità. Ok, molto semplice. E tu Shane? Mi sentivo strano, però era una sensazione bella. Non lo so, magari nei commenti spiegateci che cosa aveva di strano Shane. E per ora noi non possiamo fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come SG becchiamo al prossimo video. Ragazzi, salutate. Bella. Ciao. Che carini. Bella.